Alcuni dei temi di cui intendo parlarvi sono stati già diciamo, anticipati dalle relazioni precedenti, quindi cercherò appunto su quei punti di sorvolare, di andare velocemente, visto che mi sembra di capire che ho 10 minuti per il mio intervento. No, sto scherzando. E, allora, qual è l'argomento che vi propongo? Ovviamente si intreccia moltissimo con quanto è stato detto, ma cerchiamo di leggere in un certo senso le tematiche che sono già state proposte da un punto di vista diverso. Lo leggiamo dal punto di vista del pubblico, diciamo così, dei sistemi di fruizione artistica, quindi come, come dire, i cambiamenti che si definiscono tra fine Settecento e da età napoleonica e prima restaurazione comportano anche un cambiamento da un lato proprio del ruolo del pubblico come diciamo fruitore delle arti, dell'antichità, dello spazio pubblico, come già ci ha spiegato Adrienne, e dall'altra anche come però proprio per questo motivo il pubblico ha un nuovo ruolo nell'ambito proprio della progettazione soprattutto ovviamente delle istituzioni museali, ma non solo. Anche ha un nuovo ruolo, possiamo dire, nell'ambito della propaganda, appunto, abbiamo visto. Ora, anche qui provo molto molto brevemente a fare un'introduzione di tipo metodologico, ponendovi una riflessione. Il tema che io vi propongo è un tema che ovviamente si inserisce in una lunga tradizione di studi, diciamo la lettura della fruizione artistica e dell'arte dal punto di vista del pubblico è un tema che ha una sterminata bibliografia. Basti pensare, cito diciamo un punto di partenza importante ovviamente che è Francis Haskell, ma anche nell'ambito degli studi diciamo degli ultimi 20 anni, nell'ambito della cultura italiana, questo tema sta emergendo in modo sempre più evidente. Però parlare di pubblico può significare molte cose, può significare anche la ricezione a distanza ovviamente dell'opera, no? Quello che diciamo io invece vi propongo è una lettura più puntuale, cioè l'esperienza materiale dello spazio pubblico all'origine, possiamo dire così, della nozione di spazio pubblico, in particolare ovviamente del museo come spazio pubblico. L'esperienza materiale, credo che sia importante richiamare proprio questo concetto, l'esperienza materiale, soprattutto parlo ovviamente agli studenti, in un momento in cui siete sempre più abituati a diciamo esperire le opere d'arte in via digitale, no? Invece recuperare questa nozione di come si costruisce una nuova esperienza materiale appunto del museo. E vi ricordo una cosa molto ovvia, molto semplice, che già nella voce museo celeberrima di Diderot nell'enciclopedia, la questione della costruzione del museo è associata alla nozione perlomeno di una consapevolezza sulla necessità di pensare ad una pluralità di pubblici, gli amatori d'arte, gli artisti, il pubblico, no? Diciamo Diderot usa questo termine pubblico distinguendolo dagli amatori e dagli artisti, quindi pensando ovviamente ad una categoria sociale molto più ampia. C'è però un libro che diciamo non ho letto molti anni fa, ho letto di recente, il cui titolo è un po' intraducibile in italiano, diciamo suonerebbe molto strano, Museum Bodies, che però vi consiglio di leggere, che non parla affatto di stati preunitari italiani, e questo è un difetto, perché ovviamente invece diciamo questa storia andrebbe ricostruita proprio includendo il ruolo del modello, potremmo dire, del Museo Italia, chiamiamolo così, come riferimento, che però ha da un punto di vista metodologico, secondo me, un approccio molto interessante. Parla proprio, vi invito anche diciamo, a guardare a questo sottotitolo, no? Politics and Practice of Visiting and Viewing, cioè la visita al museo attiva anche una nozione diciamo di sguardo politico sul museo, no? Non è mai neutra la visione del museo, perché si carica anche ovviamente di una diciamo di una visione, di un modo di guardare allo spazio secondo un punto di vista politico. E poi le pratiche, no? L'esperienza materiale ci parla della pratica della visita del museo e ci parla però anche di attraversamenti, no? Questo è un po' il digitale distanzia, invece il museo si attraversa, non semplicemente le opere non solo si guardano, ma magari in alcuni casi si vorrebbero toccare, e il museo pubblico inizia ad impedire
che le opere si tocchino. Il museo avvicina, cioè rende visibile le opere, ma i primi regolamenti in realtà includono il tema del distanziamento dall'opera, no? Quindi si attiva davvero un nuovo incontro, diciamo, un nuovo modo di, appunto, si parla, questa studiosa Ris Lay, proprio di un embodied encounter, cioè proprio un incontro che è un incontro anche di percorso degli spazi. Quali sono le fonti per raccontare questo modo, diciamo con questa angolazione, i primi musei pubblici? E qui ovviamente parlo di, diciamo, non solo per quanto riguarda gli Stati preunitari italiani, non solo per quanto riguarda Roma, ma per tutti i paesi europei in quegli anni. Sono molti, anche queste sono state oggetto di molti studi in anni recenti, da parte della stessa Ilaria Sgarbozza, da parte mia per quanto riguarda questo, diciamo, strumento che può risultare un po' noioso, ecco, a prima vista, ma che è molto interessante perché ci racconta proprio anche la dimensione conflittuale che può costruire il museo pubblico, cioè le richieste per accedere a copiare che diventano un obbligo proprio già per molte istituzioni a partire dalla metà del Settecento, le corrispondenze e i diari di viaggio che vanno in un qualche modo spesso comparate con la letteratura odeporica, perché ricordiamoci che la letteratura odeporica è spesso finalizzata alla pubblicazione e quindi alcuni aspetti più, appunto, più conflittuali, più difficili da raccontare, spesso nelle edizioni della letteratura odeporica vengono meno, mentre le corrispondenze, quelle degli artisti, quelle dei viaggiatori, spesso ci raccontano gli aspetti più interessanti da questo punto di vista. E poi ovviamente i regolamenti, come abbiamo già detto, lo studio quindi proprio dei materiali interni alle istituzioni e le fonti visive, no? Io credo che un aspetto molto importante su cui dobbiamo tornare è rileggere il modo di rappresentare i primi musei pubblici già nel Settecento come, diciamo, luoghi anche di rappresentazione del pubblico. Non voglio citare il mio libro perché è già stato citato a sproposito, però voglio citare almeno questi due libri che sono frutto di un progetto di ricerca che abbiamo condotto per diversi anni, anche perché appunto una figura portante di questo progetto è stata Serenella Roffi, che è stata già più volte evocata, proprio perché questi due volumi affrontano la questione dell'epistolario come strumento di una ricostruzione transnazionale appunto dell'arte, quindi le reti, e perché, diciamo, abbiamo cercato anche di ricostruire l'importanza di alcuni modelli epistolari per raccontare proprio anche questo tema dell'esperienza degli spazi. Per esempio, io mi sono occupata in particolare, un po' folle, devo dire la verità, perché diciamo argomento alquanto noioso, ma poi alla fine mi sono divertita, della lettera di raccomandazione, no? E mi sono resa conto che questo genere di lettera definisce davvero non solo un network, cioè il modo in cui gli artisti si mettono in contatto, ma è il modello di riferimento sostanzialmente per vivere la città, qualunque città in Europa, ma in modo particolare Roma. Dovunque si volesse accedere, palazzi, collezioni, era necessaria una lettera di raccomandazione. Quindi come si costruisce questo modello in realtà rivela riflessioni interessanti. È già stato evocato il ruolo, diciamo, soprattutto di Firenze come precedente all'età napoleonica di una nozione molto precoce della quella che appunto Madame de Staël definisce, diciamo, la funzione repubblicana quasi del museo, quindi non riprendo questo aspetto, però vi faccio notare una cosa molto nota, ovviamente ai miei colleghi, forse meno a voi studenti, che già negli anni appunto della, diciamo, periodo lorenese, il direttore Pelli Bencivenni, il ruolo del pubblico, il ruolo, diciamo, anche critico sul museo del pubblico, viene portato avanti in modo molto importante. Se pensate che il progetto, viene fatto un concorso per la progettazione della Sala della Niobe, secondo Pelli Bencivenni, come vedete in questa memoria, doveva essere reso pubblico al pubblico prima della, diciamo, apertura ufficiale del museo, in modo che, dice Pelli Bencivenni, in un qualche modo lasciar che il pubblico esamini il tutto e con suo parere contribuisca alla perfezione
di così grandiosa e così bella opera. Capite che questo io trovo un momento di cesura estremamente importante, perché è il pubblico che costruisce il museo, no? Oggi un po' troppo, diciamo la verità, però insomma in quel momento è un momento estremamente importante in questo senso. Altro tema già stato evocato, il ruolo di Parigi ovviamente, no? Il ruolo del Louvre in particolare come modello. Però vi ripropongo queste immagini che già giustamente sono state appunto presentate da Laria Sgarbozza, ma proviamo a guardarle da un altro punto di vista. Hubert Robert è il pittore a cui viene anche affidato il progetto del riallestimento del Louvre. Fa una serie di dipinti, sono estremamente interessanti e sono stati studiati anche di recente, un po' meno secondo me dal punto di vista del pubblico che viene rappresentato in questi progetti. Da una parte ci sono dei progetti, da una parte ci sono proprio invece la rappresentazione della Gran Galleria allo stato attuale nel 1795. Vi invito a guardare il progetto di allestimento, l'immagine che vedete in bianco e nero, dove che cosa manca? Mancano gli artisti. È come se qui Hubert Robert volesse in particolare mettere in evidenza la funzione del museo come spazio di, intanto proprio di attraversamento, di camminamento di nuovi pubblici. Gli artisti non ci sono, mentre sappiamo nella Gran Galleria c'erano. E poi se andiamo a guardare i dettagli di queste immagini, sono molto affascinanti da un punto di vista proprio del segno pittorico, ma secondo me lo sono ancora di più nel modo in cui raccontano la pluralità dei pubblici all'interno del museo, le donne che studiano, possiamo dire la prossimità che consente il museo, no? Queste figure che si avvicinano forse anche un po' troppo alle mensole, no? Per guardare i busti, che indicano le opere, che quindi appunto contribuiscono al giudizio critico sull'opera, che camminano semplicemente, cioè che fanno quello che a volte anche noi facciamo nel museo, cioè non guardiamo le opere ma semplicemente passeggiamo, no? Il museo diventa davvero quasi una strada pubblica, no? Secondo me questi dipinti richiamano anche proprio la nozione di uno spazio pubblico. E poi ancora uomini che conversano appoggiati a queste, diciamo, distanziatori, che diventano luoghi in cui ci si guarda reciprocamente, ancora le opere non si guardano, ma in qualche modo il museo è un luogo dell'incontro. E poi appunto questo tema, diciamo, si trasla nelle opere di Hubert Robert, anche nei dipinti successivi, quelli dei primi dell'Ottocento, proprio relativi al Museo Napoleone. E poi c'è la fruizione, qui non mi fermo, questo pittore Benjamin Dix si specializza nella rappresentazione del museo, cioè capite che c'è una volontà ben precisa che parte da Parigi, che si trasla solo un po' dopo negli stati preunitari, soprattutto in età napoleonica e poi dopo in età di restaurazione. Questo è uno degli elementi di continuità, possiamo dire così, che la restaurazione recupera, di raccontare il museo, di raccontarne le forme di fruizione, anche per esempio le esperienze di visita delle opere tramite appunto l'illuminazione artificiale, come in questo caso questo dispositivo curioso che porta in alto questo personaggio, è proprio una fiaccola che quindi ovviamente crea un riverbero di ombre, un effetto scenografico che ha a che fare anche con la dimensione scenica, teatrale, no? Ricordiamoci che i teatri erano retroilluminati, l'abbiamo visto ieri nella dimora del collezionista, con le fiaccole, quindi questo anche secondo me è un tema che andrebbe studiato meglio, no? Cioè proprio come si studia anche la questione scenografica, scenica in rapporto al museo. E qui ancora torno sulle opere di Hubert Robert. Che cosa altro ci racconta, raccontano di interessante queste immagini? Non solo la pluralità dei pubblici, ma anche la convivenza dei pubblici nello stesso spazio. Io trovo molto importante, e ce l'ha detto appunto anche Ilaria, i regolamenti stabiliscono non solo un'apertura molto ampia diciamo, giornaliera dei musei, ma anche per esempio che artisti e forestieri possono accedere contemporaneamente. Questo non è affatto un aspetto banale, vedremo poi perché, cioè la convivenza degli artisti con per esempio famigliuole che vanno all'altare dell'Apollo del Belvedere nel Museo Napoleon di Hubert Robert, perché chiaramente sono funzioni completamente diverse. L'artista ha bisogno di portarsi dietro il cavalletto, di avere il suo quaderno di disegni, a volte forse l'Accademia gli chiede una copia molto grande e questo significa ingombrare le sale.
E questo diventerà un problema negli anni successivi, proprio perché il museo diventa sempre più il museo dei pubblici. Perché partiamo dal, diciamo, io volevo parlare degli stati preunitari, ma ho pensato che diventava troppo lungo, quindi diciamo anch'io mi soffermo sul caso del modello Roma e parlo del Museo di Roma, ovviamente una citazione da Catremer, perché per me è davvero un modello di riferimento, proprio perché c'è una nozione molto precoce, da un lato, del patrimonio pubblico, del patrimonio che diciamo in un certo senso appartiene anche quando pensiamo per esempio alla frequenza delle chiese da parte degli artisti, come ci mostra molto bene questo bellissimo disegno di Natuaro, dove c'è un pittore che sta studiando nell'oratorio di Sant'Andrea, l'affresco di Domenichino con il cavalletto appoggiato all'affresco. Significa però anche arrampicarsi sulle scale, poter misurare le architetture, poter calcare direttamente sulle opere. Capite che questo significa fruire la città un po' come si vuole e quindi comporta anche in modo molto precoce a Roma, almeno dall'apertura del Museo Capitolino nel 1933, ma forse anche prima, la necessità di disciplinare la fruizione, no? Perché ricordiamoci che più si apre, più è necessario, è banale dirlo, più è necessario difendere anche il patrimonio in termini conservativi. E la pluralità però significa anche la pluralità degli spazi. Vi ho mostrato una chiesa, vi ho mostrato uno spazio pubblico, il museo, quindi il museo va letto in questa rete di spazi che vengono fruiti e che entrano nei circuiti di visita, ovviamente anche dei grand tourist. Questa immagine solo per dirvi che ci sono anche i parchi, ci sono i giardini che fanno parte di questo sistema di fruizione, questo è un dettaglio da un'immagine di Voltato, e ci sono gli atelier degli artisti, ovviamente questo è Cavaceppi, atelier che sono spazi della fruizione e spazi dell'esposizione. Ora vi racconto molto brevemente, cercando di essere il più veloce possibile, questo tema, quindi con il metodo che abbiamo appena detto, letto in questi tre tempi che abbiamo già più volte evocato e che sono i tempi ovviamente di trasformazione radicale, come abbiamo detto, proprio della percezione di Roma. Lo guardiamo appunto dal punto di vista della percezione del pubblico, dei visitatori, degli artisti, dal punto di vista anche, come dire, del ruolo progressivo che viene dato al pubblico. Roma senza più Roma, che cosa vuol dire? Molto ovvio, nell'immaginario degli artisti che si trovano, malauguratamente per loro, a Roma proprio negli anni successivi al Trattato di Tolentino del 1797, c'è un'immagine che ricorre. Roma non c'è più. E questo capite che comporta un disorientamento totale, perché Roma è da sempre, ha un elemento di continuità fortissima con i suoi monumenti antichi, seppure sgarrupati quanto vogliamo, ha, come dire, l'elemento dell'essere da sempre la capitale della formazione artistica. Se le opere non ci sono più, come dice Thorvaldsen in una lettera all'amico Abelgard, cioè se Roma ha sofferto molto sotto ogni punto di vista, le migliori opere d'arte sono partite dai musei, le gallerie private non hanno più le opere che ci interessano, le Corsini, Colonna e Borghese, sostanzialmente che ci facciamo a Roma? E capite che questo anche da un punto di vista politico, quello che ci diceva prima Adrienne, per la Roma napoleonica sarà un aspetto da tenere presente, perché in un qualche modo Roma si deve riparare anche cercando di riparare i vuoti che ne compromettono la centralità come scuola per gli artisti e come capitale del Gran Tour. Questo ricorre nelle lettere di altri artisti, un artista che a me piace molto è William Artaud, perché è un artista inglese ma filo francese. Un contemporaneo lo ricorda come un violento democratico, diciamo, dal punto di vista inglese è una cosa quasi irreparabile. E quindi per lui che cosa significa vedere questa Roma che si svuota, i musei e le chiese sono spogliati dai loro ornamenti più scelti, copie miserevoli, no? I calchi di cui parlavamo ieri e calchi in gesso sostituiscono i più squisiti originali, significa che non ha più senso appunto stare a Roma, come vedete nella frase che scrive anche in una lettera al padre, no? L'unica cosa che rimane sono gli affreschi che però diciamo non completano. E quindi che cosa ha fatto? Smette di copiare.
cambia il suo stile, cioè significa, a volte succede anche questo, no? In qualche modo cambia completamente l'approccio alla cultura figurativa, cioè scrive proprio a padre, io detesto a questo punto fare copie, cioè quello che dovrei fare per la formazione, e inizia a rappresentare nei suoi disegni la rivoluzione. E quindi diciamo diventa, ora non ho il tempo di raccontarvi questo caso, ma anche un aspetto proprio di mutamento della cultura artistica. Però questo aspetto della fruizione si può raccontare anche da un altro punto di vista. I giornali della Repubblica, questo è un tema che è stato molto ben studiato da Pierpaolo Racioppi, che finora non abbiamo citato, ma che ha scritto un libro molto importante sulla Roma repubblicana, sulle istituzioni culturali dell'epoca, compare questo articolo che trovo molto divertente sul Monitore di Roma, in cui che cosa vediamo? Vediamo che gli artisti si adirano moltissimo con il cittadino Giustiniani, che ovviamente non ha più il diritto di chiamarsi un aristocratico, che ha serrato le porte della sua dimora e che impedisce di accedere al palazzo per formarsi. Addirittura loro dicono: noi abbiamo anche offerto la mancia, quell'abuso che proprio in quegli anni si vuole eliminare, ma ciò nonostante la fruizione non avviene. Però diciamo, come viene ereditata da Pio VII questa città vuota, questa città in cui si sostituiscono con dei calchi, e qui forse dovremmo anche ragionare sul fatto, diciamo, come il ruolo di Canova, diciamo, di sostituire con delle opere che emulano l'antico e che poi però vengono comparate anche con calchi, no? Quello che ci raccontava ieri Francesco Leone, sia anche una risposta in un qualche modo di rendere creativo il gesso, proprio nel momento in cui si ha quasi l'impressione che le opere non torneranno originali, non torneranno più al loro posto di partenza. È bene anche tenere presente che quando leggiamo le fonti, questo piccolo aspetto di metodo, dobbiamo capire che fonte stiamo leggendo, ci sono punti di vista diversi sulla città che vengono narrati nella Roma di Pio VII. C'è il punto di vista delle guide, questo l'ha anche spiegato molto bene Ilaria Sgarbozza, per esempio Mariano Vasi, che pubblica nel 1804 l'itinerario istruttivo di Roma antica e moderna, sorvola molto velocemente sul fatto che nei musei ci sono i calchi. Comunque il museo è bellissimo, comunque venite a vederlo, no? Capite? Il problema è proprio quello di non perdere i turisti, sostanzialmente di questo si tratta, cioè non perdere anche quell'economia che sosteneva la città, diciamo, da sempre sostanzialmente. E dall'altra però a questa, diciamo, visione si oppone quello che ci ricordava prima appunto Ilaria, la visione dei viaggiatori. Forst è un inglese invece antifrancese, quindi per lui, diciamo, ovviamente che non solo che i musei siano chiusi, ma che appunto ci siano i calchi al posto degli originali, è sostanzialmente un abominio. La questione dell'archeologia, dei monumenti pubblici, qui sono molto, molto veloce, già abbiamo detto, no? Il campo vaccino, ma lo guardiamo appunto dalla voce di un viaggiatore, Charles de Brosse, viene percepito come un luogo confuso, come un luogo campestre, come un luogo dove il monumento sparisce rispetto alla natura, no? Quello che poi viene evocato anche nelle immagini di Piranesi. Come reagisce già Pio VII a questo aspetto? Questo è molto interessante ed è un altro tema di continuità, possiamo dire, che precede però il periodo napoleonico. Il ruolo di Carlo Fea in questo senso è fondamentale, non solo perché è colui che ovviamente sancisce con l'editto Doria Penfili la necessità di non esportare le opere antiche, ma perché in una memoria a Pio VII del 1802, che è stata appunto resa nota da Pierpaolo Racioppi, scrive proprio che è necessario rimettere in vista del popolo romano, quindi vedete che c'è questa nozione del popolo che ha diritto di vedere i monumenti, e dell'universo, quindi ci sono i due pubblici in un qualche modo, quei monumenti sepolti nella terra o nascosti da case e rimesse. C'è però un altro ruolo di Carlo Fea che un po' è venuto fuori dalle mie ricerche, che è il tentativo di rispondere a, diciamo, questa fruizione dei monumenti pubblici, antichità, chiese, da parte degli artisti in modo troppo invasivo, per esempio, come abbiamo visto nel disegno di Natoire, appoggiando malagarutamente il cavalletto sull'affresco con il rischio di danneggiarlo, o peggio ancora, come ci racconta questo documento,
cioè in cui Carlo Fea viene, diciamo, svolge appunto accanto a Miollis, quindi qui diciamo c'è la continuità nel senso che siamo passati appunto al periodo napoleonico, un ruolo estremamente importante. E che cosa succede? Proprio negli anni in cui l'Accademia di Firenze, diciamo, sancisce il pensionato a Roma, un pittore, un artista incisore, Francesco Nenci, si reca in una chiesa, nella chiesa di Sant'Agostino, per copiare l'Isaia, e Carlo Fea si rende conto che ha preso accordi con il sacrestano per costruire un grande ponteggio al centro della chiesa e sta calcando direttamente sull'affresco il disegno, scusate, il contrario, sta calcando con la carta lucida l'affresco, blocca l'esecuzione imponendo il distanziamento, no? Siamo proprio negli anni della Roma napoleonica, abbiamo già un precedente importante, come vedremo, di una normativa che verrà attuata negli anni successivi. È però, attenzione, anche un cambiamento importante nella funzione delle opere antiche da parte degli artisti, che agli artisti non piacerà molto, perché significa mutare un'attitudine, un modo di guardare, di accedere, di appunto fruire dell'opera d'arte sostanzialmente secolare, che viene sancita da questo elemento. Anch'io avevo messo queste immagini che sono diciamo state commentate molto bene anche da Serenella Rolfi, però le avevo messe proprio per guardarle dal punto di vista del pubblico, no? È intanto la propaganda appunto della Roma napoleonica si fa appunto ovviamente anche attraverso queste immagini, che sono in tre tempi, appunto il prima, il durante e il dopo. Ma vi faccio notare una cosa: il ruolo dei personaggi in questi immagini. Nella prima, sostanzialmente il monumento invisibile e diciamo le figure, il popolo non lo vedono, sono molto lontani, quasi non lo guardano. Nel durante la folla, diciamo, partecipa, e quindi appunto lo scavatore incontra l'uomo con il bambino, la coppia partecipa quasi, diciamo, a questo momento di rinnovamento. Il dopo significa, adesso qui avevo messo sempre i miei ritagli che mi piacciono molto, lo avete capito, e, il dopo sancisce l'avvicinamento al monumento, no? Quindi capite che si sta verificando un cambiamento molto importante. Da una parte la normativa richiede il distanziamento, proprio abbiamo visto il caso di Fea, proprio perché altrimenti i monumenti si danneggiano. Dall'altra, il disvelamento dei monumenti produce la prossimità, diciamo così, no? Questo è un tema molto importante che ritroviamo, a proposito della continuità, nei disegni di Angelo Uggeri realizzati, pubblicati negli anni 30, ma che si riferiscono a, diciamo, gli interventi nell'area della colonna traiana degli anni appunto precedenti, del 1813. E anche qui cos'è interessante, no? È chiaro che qui siamo anche ovviamente ad una fase, come dire, di iconizzazione del popolo romano, no? Proprio nella linea di Pinelli, ma c'è l'incontro, no? Viene tematizzato l'incontro dello scavatore con il popolo romano, e allo stesso tempo però viene tematizzato, attenzione, il distanziamento, perché attorno alla colonna traiana viene collocato, fa parte del tema del decoro urbano, questa, diciamo, ringhiera che ne impedisce ovviamente l'avvicinamento. Altro tema che mi sembra molto importante evocare per quanto riguarda la Roma napoleonica, o comunque la cultura neopoleonica sempre vista dal punto di vista del pubblico. Nuovi pubblici significa, cioè il ruolo dei nuovi pubblici si trasla anche nel giudizio sul moderno, ovviamente questo anche gli studi di Serenella Rolfi, di Susanne Meyer ce l'hanno dimostrato. Nel carteggio tra Catremer de Quincy a Parigi e Canova a Roma, che si declina proprio in questi anni, un carteggio molto fitto, c'è cioè una grande amicizia tra i due. È molto interessante vedere quante volte, per questo sarebbe importante la digitalizzazione, vedere quante volte ricorre la parola pubblico. Catremer descrive a Canova l'effetto che hanno le sue opere esposte a Parigi, o in generale l'effetto delle esposizioni. Dice una cosa molto interessante in questa lettera del 9, che Canova è sicuramente di successo perché ha l'applauso universale del pubblico e la gelosia universale degli artisti, no? Quindi il giudizio che si differenzia definisce la qualità dell'opera. E Canova anche parla a Catremer della
appunto di quanto si parla delle sue opere, in questo caso del cavallo appunto per il monumento a Napoleone, che vengono esposte nello studio, quindi il grande concorso di pubblico. Siamo negli anni, l'immagine accanto, anche delle esposizioni del Campidoglio, quindi chiaramente questa riflessione si incrocia con il ruolo delle esposizioni in Campidoglio, di cui ci ha parlato anche Giovanna. Questa è un'immagine di un'esposizione progettata per il 1813 che non viene realizzata. E poi ancora appunto il, diciamo, come che effetti diversi provoca il diverso modo di giudicare le opere da parte degli artisti e da parte del pubblico. Allora, Catremar qui dice una cosa molto interessante: il pubblico che non è interessato e non ha gelosie si lascia muovere dall'effetto generale, cioè il sentimento, come dire, che muove l'opera, che produce di per sé anche il successo dell'artista. Quando Canova colloca la Venere italica nella tribuna, diciamo, degli Uffizi, di cui ci ha già parlato Spalletti, il professor Spalletti, c'è un altro tema che emerge molto interessante e che si richiama un po' a quello che ci diceva anche ieri Francesco Leone in merito al ruolo dell'importanza che dà Canova al display delle sue opere, no? Come atto di promozione, ed è il confronto con l'antico. In questa lettera si preoccupa, da un lato, in modo ovviamente, diciamo, del tutto fittizio, del confronto, diciamo, di quello che può suscitare sul pubblico il confronto della sua Venere con la Venere Medici. Vi assicuro che ho tremato e tremo ancora dell'onore che vi è fatto all'opera mia. Il combattere, o per di meglio l'essere posti a fianco di così meravigliosi rivali, è un rischio a tutta perdita, ma il concorso è continuo in galleria, curiosi, amatori, quindi diciamo il confronto con tra antico e moderno attiva. Questo Canova ne è molto consapevole, l'abbiamo visto ieri, non sapevo appunto che Francesco avrebbe parlato di questo, ma diciamo si incrocia perfettamente con quello che ci raccontava. Sto correndo, spero di... ho ancora pochissime slide ancora. Allora, la questione delle regole, del disciplinamento che abbiamo detto, no? Diciamo, il museo si apre, il regolamento di cui ha parlato Ilaria Sgarbozza, un regolamento estremamente importante proprio perché, diciamo, l'abbiamo detto, il museo finalmente si apre in modo molto più esteso. Stiamo parlando del regolamento dei musei imperiali del 1811. Questo tipo di visione si trasla a tutti i musei napoleonici, però c'è sempre un problema, come dire, che poi diventerà un problema sempre più urgente, e come disciplinare in modo diverso, e a un certo punto diventa anche importante come separare il museo degli artisti dal museo del pubblico, no? Il caso della Pinacoteca di Brera, che ovviamente è un'accademia, dà molto chiaramente nelle discipline che vengono pubblicate nel 1810 la priorità agli artisti. E questo però si riflette sulla fruizione del museo, lo sta studiando Gaetano Cascino per la sua tesi di magistrale, perché il pubblico quasi sembra non vederla l'Accademia, cioè sono pochissime le diciamo recensioni di questi anni da parte del pubblico dell'Accademia. D'altra parte, appunto, più si apre il museo, più la necessità del decoro e della disciplina diventa importante. Ci sono i provvedimenti di Antonio d'Este, che sono stati appunto studiati da Ilaria Sgarbozza, in cui quindi a un certo punto le porte sono sempre aperte, entra chiunque, no? E quindi qui, diciamo, inizia poi a porsi anche quel problema di cui in un certo senso parliamo ancora oggi, no? Per chi è il museo? Da una parte la vocazione, diciamo, universale del museo, dall'altra la necessità, proprio anche per la tutela ovviamente delle opere, questo dettaglio dell'opera di Sablé con il, non so se è lo scavatore proprio o diciamo che si appoggia con il gomito ad una delle sculture, la dice lunga, no? Sul problema che poi diventa, che prosegue e diventa sempre più necessario limitare. E appunto questi provvedimenti di Antonio d'Este, che parla al custode Tommaso Massi, vanno proprio in questa direzione, cioè aprire, ma a un certo punto è necessario anche limitare. E poi d'altra parte ci sono dei casi che emergono anche molto divertenti, cioè spigolando nella documentazione di questi anni, anche degli anni successivi, che riguardano
che è la documentazione che ci parla appunto delle pratiche dentro il museo, cioè come gli artisti accedono, quali sono i rapporti che si instaurano con i custodi o anche con il direttore del museo, viene sempre più fuori un elemento che io credo debba essere di più, ancora di più studiato, cioè la questione del conflitto. Cioè il museo non è appunto un luogo neutro e, come dire, per ragioni politiche, per ragioni di conservazione, per ragioni di esigenze diverse di fruizione, i conflitti spesso sono molto forti. Per esempio, un caso molto interessante è il caso di questo incisore, Charles Melomestre, che si ritrova, questo dipinto del 1813, qui lo vediamo bello tranquillo nella loggia Vaticana, vedete che in fondo c'è un ponteggio, in realtà la documentazione ci racconta che succede di tutto mentre lui è in quei giorni al Museo Vaticano, cioè il custode gli affitta il ponteggio, questo crea ovviamente molto disagio nell'artista che manda una protesta al direttore del museo. Insomma, questo problema delle mance, della cattiva forse preparazione anche, no? Del personale museale che mercanteggia in un qualche modo nella città degli artisti si mantiene. E c'è poi un problema di conservazione. Un problema di conservazione che si trasla anche negli anni immediatamente successivi appunto della prima restaurazione. E qui il ruolo di Camuccini è molto interessante. Vincenzo Camuccini, per quanto riguarda i Musei Vaticani, ha il ruolo di ispettore delle pitture appunto all'interno dei Musei Vaticani, poi addirittura in età di restaurazione diventerà ispettore delle pubbliche pitture, quindi ha una sorta di, lo dobbiamo leggere sempre con la doppia, nelle luci e nelle ombre: da una parte ha un ruolo importante di tutela delle opere, dall'altra ha il monopolio sostanzialmente, no? Può fare un po' quello che gli pare. Questo Canova non lo apprezza molto e infatti viene redarguito molto nel 1817 in seguito alla caduta dal cavalletto dove evidentemente era stata posta la Trasfigurazione di Raffaello per consentire la copia ad un pittore. E lui dice: beh, e d'altronde ho permesso che venissero accordate delle particolari licenze per dipingere nella Cappella Sistina, nelle stanze di Raffaello, ciò fu solo per una mia particolare connivenza. Cioè Vincenzo Camuccini ha anche l'orgoglio di dire: mi sono preso io questo diritto perché in un qualche modo ho il diritto di farlo. E d'altra parte appunto questo ci fa capire che certo c'erano i regolamenti che impedivano di spostare le opere dalle loro pareti, ma in realtà poi le opere spesso ugualmente venivano spostate. Ultimo passaggio, mancano tre slide. Già Ilaria Sgarbozza ci ha parlato di questo tema molto importante, di cosa si travasa, no? In età di restaurazione di questo sistema di disciplinamento, di regolamenti, però anche della nozione del museo pubblico, del museo aperto in età di restaurazione. Non ritorno su questo testo molto, molto importante, in cui però appunto viene ribadito da parte di Canova il libero ingresso. Appunto. In realtà che cosa succede? Succede, ci sono vari elementi che potremmo narrare, ve ne racconto soltanto tre. Intanto la proliferazione dei regolamenti che vengono attuati in età di restaurazione, il primo, quello del 16, l'ha già detto Ilaria, riprende testualmente quello dell'11, ma poi avvengono dei cambiamenti importanti che sono anche il risultato di due aspetti: da un lato del fatto che Roma ritorna ad essere la capitale cosmopolita delle arti, quindi la popolazione artistica e la popolazione dei viaggiatori cresce a dismisura, e questo comporta ovviamente una chiusura, rispetto a quell'apertura così importante che era stata data. C'è un regolamento molto importante, che è quello del 23, emanato appunto da Bartolomeo Peck, che è il primo regolamento che tutela tutti i monumenti pubblici, quindi anche i monumenti antichi e le chiese, dai danni che potevano essere arrecati non solo dai copisti ma anche dagli architetti, da tutti quelli che volevano misurare, quindi anche viaggiatori che magari volevano pubblicare una guida illustrata dei monumenti antichi, e questo comporta anche un grande cambiamento, cioè il distanziamento si impone
che dal monumento antico, per esempio, ci siano almeno quattro palmi di distanza per poterlo studiare. E quindi proliferano le richieste, diventa obbligatorio richiedere per tutti i monumenti, quindi anche per accedere alle chiese, per esempio, presentare una richiesta di licenza. Altro passaggio molto importante, la questione della separazione dei pubblici. Nei nuovi regolamenti del 22 e del 27 diventa necessario separare i pubblici e soprattutto ridurre i giorni per gli artisti a favore del pubblico. Questo adesso non mi soffermo su questo aspetto, ma viene non molto apprezzato dagli artisti. Per esempio Durantini invia una petizione a Giovanni d'Este in questi anni dicendo proprio: guardate che se voi riducete così le entrate per gli artisti, per noi diventa un problema, perché gli artisti ricavano la loro sussistenza mediante il lavoro che essi fanno in detta galleria, ed alcuni di questi devono mantenere la famiglia, no? Quindi questa lettera strappalacrime che viene inviata a d'Este. Chiusura, come rispondono i regolamenti a questo aspetto? Rispondono ancora con la questione del decoro, no? Nelle bozze di elaborazione, che sono molteplici tra gli anni 20 e gli anni 30 dei regolamenti, D'Este scrive questa frase importante: negli uni e negli altri godano di alcuna preminenza su quelli che avessero il permesso in regola di disegnare, dipingere e modellare alcuno degli oggetti del museo, né arbitrarsi lasciare esposte le copie o altri oggetti al pubblico, né formarsi scuola a guisa di liceo, giacché i musei dipendono dal Sacro Palazzo Apostolico, che è casa del sovrano, quindi torna ad essere casa del sovrano, deve essere rispettata in tutti i modi e da ogni ceto di persone. È la nozione della separazione dei pubblici e del museo che diventa sempre più del pubblico e sempre meno degli artisti. Bravo.